la situazione è diventata insopportabile, purtroppo. Ora le cose andranno avanti come nel modo in cui riusciremo. Alcuni ragazzi non possono più permettersi di rimanere qui, pagare un affitto e sopportare le spese per giocare nella SPAL. Probabilmente qualcuno domani andrà a casa. Giocheremo la domenica per onorare la maglia, per onorare gli impegni, perché è giusto che sia così. Però da oggi, se non veniamo più ricompensati in nessuna maniera, sono finite le condizioni per poter continuare il campionato allenandosi in maniera normale. Non avete avuto nessun tipo di rassicurazione? Oggi avete parlato con Roberto Lanzani e con Matteo Mazzoni? Noi abbiamo parlato con loro, però sono persone che sono state perlomeno in questi mesi molto vicine, però non ci hanno dato nessuna rassicurazione né sugli stipendi né sugli emolumenti che dovremmo prendere. Chiedo scusa. Più che altro hanno parlato con Mazzoni, con me tutti i giorni colloquio. Noi con Lanzani ci parliamo tutti i giorni, purtroppo sappiamo che ha fatto tutto il possibile, ma non ci sono più le condizioni, cioè non c'è nessuna stranezza, è che non ci sono più soldi per venire qui a spesare. Anche perché penso che sia Lanzani che ha detto che qua tutti i giorni, e Mazzoni quelle poche volte che è venuto, abbiamo sempre messo la faccia, noi abbiamo sempre creduto, però adesso è qualcun altro che deve fare i fatti, insomma. Adesso questa qua è la situazione che abbiamo, e penso che siamo arrivati al punto che ci sono altre persone che devono sistemare questa situazione qua. Nulla, io parlo per quanto riguarda i ragazzi che stanno fuori. Io sono arrivato via a dicembre con niente, mi è stato garantito determinate cose non scritte, però comunque che insomma avrebbero potuto fare un mercato, no? A dicembre, se no non sarei venuto qua. Sono venuto via da una società dove pagavano ogni 10 del mese, quindi ho fatto dei sacrifici e tutto. Personalmente è molto difficile andare avanti per giocare via alla SPAL, perché se nessuno dà garanzie, se nessuno permette di continuare a poter stare qua, a lavorare, a mangiare e tutto il resto, è abbastanza difficile per noi che veniamo da fuori dover pagare comunque doppi affitti, perché non è che viviamo solo qua, ma viviamo anche da dove veniamo. Quindi pagarsi la macchina, pagarsi da mangiare a casa è abbastanza difficile, quindi non so quanto reggerà questa cosa, però sicuramente onoreremo di venire la domenica a giocare, quello è poco ma sicuro, e niente, aspettiamo a vedere la risposta della società, a vedere cosa ci dice. Cosa aggiungere? Mi spiace perché io credo che ho fatto di tutto insieme ai miei compagni per far capire che la chiarezza e il rispetto erano le prime cose fondamentali. Poi si capisce che il periodo non è dei migliori economico, però credo che ci sono sempre tanti modi per poter rispettare le persone che comunque credono in un progetto. Credo che il progetto sia solo stato portato avanti dagli elementi che sono in questa squadra, dallo staff, dai giocatori e date le 2500 persone che comunque ci hanno sostenuto fino adesso, e dispiace arrivare a sto punto di prendere questa decisione, però credo che è ora di finirla, visto che io ci sono passato già l'anno scorso in questa situazione, di arrivare a un punto dove veramente si perde solo del tempo e soprattutto la faccia, perché credo che sabato, soprattutto chi è andato in campo, io ho visto i miei compagni quando sono usciti dal campo, non concepisco più che succeda più una cosa del genere, quindi ormai bisogna prendere quello che c'è, e quello che c'è non l'abbiamo voluto noi, ma l'ha voluto altre persone. Io volevo solo fare una precisazione: noi tanto voi sapete bene o male che qui tutti i giorni sai in che problematiche siamo trovati quest'anno, quindi se tante volte abbiamo detto che le cose andavano bene, che comunque sopportavamo, è per cercare di dare una mano a chi doveva vendere la società, a chi doveva magari fare un passaggio. Quindi noi abbiamo cercato di stare buoni, di impegnarci e di dire che magari certe volte va tutto bene, perché ci è stato insegnato che i panni sporchi si lavano in casa. Se ora siamo qui è perché non è più possibile andare avanti. Quindi magari in qualche occasione potevamo anche venire fuori prima, però se non l'abbiamo fatto è per tutelare quelle persone che ci dicevano che
continuando così con un certo comportamento si poteva raggiungere degli obiettivi che poi alla fine non sono stati raggiunti. Quindi noi chiediamo a Ferrara, chiediamo alla nostra città, chiediamo una mano a Benasciutti, una mano a quelli del consorzio che ci hanno aiutato, una mano al direttore, al signor Randani, che è stato con noi dal primo all'ultimo giorno, per aiutare a finire questo anno, perché noi vogliamo entrare nei playoff e vogliamo fare il meglio possibile, però in questa situazione promettere solo impegno, sarebbe promettere altre cose sarebbe illudere, sarebbe dire, scusatemi la parola, ma sarebbe dire una grandissima cazzata, quindi chiediamo aiuto a tutti quelli che ce lo possono dare. L'ultima cosa volevo aggiungere, che nonostante tutti i problemi che abbiamo avuto e quello che è successo sabato, penso sia una cosa ridicola, ma ancora più ridicola è che oggi nessuno di quelle persone si è presentato a chiedere scusa, uno all'allenatore e due alla squadra. Questa cosa qua mi fa ancora più male, nonostante tutti i problemi che abbiamo, perché chiedere scusa non è un disonore, a volte è anche un segno di umiltà e di intelligenza. Detto questo, insomma, quando ieri sera in trasmissione la situazione era drammatica, la si capisce da parte di tutti la situazione com'è. Continueremo con i giocatori che stanno più vicini al campo d'allenamento ad allenarci, vedremo quanto e come e in che modo. Continueremo a dare il massimo, a impegnarci per andare in campo la domenica e provare a vincere, è chiaro, però la situazione è parecchio complicata. Chiediamo almeno un confronto con la proprietà, perché sono sempre stati e siamo sempre stati molto professionali, molto impegnati e molto applicati sempre e comunque nel campo d'allenamento e in partita. È chiaro che negli ultimi due mesi la squadra non si è più allenata, è chiaro che negli ultimi due mesi la squadra, pur volendo con la massima buona fede esprimersi al massimo nelle proprie prestazioni, è diventata dalla miglior difesa del campionato, la terza difesa d'Italia, una difesa facilmente perforabile. Questo è dovuto al fatto che i ragazzi, pur con la massima impegno, pur con la massima voglia, la massima dedizione, la testa l'avevano inconsciamente altrove. Quindi continueremo a impegnarci, continueremo a stare al campo con quelli che possono farlo. Ringraziamo tutti, ringraziamo soprattutto i nostri tifosi e ci scusiamo di questo clamoroso disagio. Potete dire chi rimane, cioè chi ancora dobbiamo vedere, bisogna vedere le situazioni. Non avere tanta fretta, Sandro, aspetta un attimo. Io come società in questo momento purtroppo mi sembra che i ragazzi abbiano già detto tutto, non aggiungo altro e riferirò a chi di dovere. Grazie. Probabilmente Sandro rimarrà chi potrà permettersi o chi non troverà un altro lavoro da andare avanti da qui fino a... Scusa, c'è proprio una domanda che però... No, purtroppo, è questo, si vive giorno per giorno, perché ovviamente qui tutti hanno dato fondo ai loro patrimonio personale per rimanere a giocare nella SPA. Qui non si tratta più di non essere pagati, ma si tratta di pagare per giocare. No, non si tratta, di pagare con dei soldi che non si hanno, è diverso. Di giorno in giorno vedremo quello che si potrà fare. Ecco, questo. Ok, abbiamo le maglie. Tutto a posto? Grazie.